Il villaggio Busonera di Cavarzere non è un luogo dimenticato da Dio, ma forse dagli uomini. Il parroco della frazione, Don Simone Doria, ha invitato nei giorni scorsi un reporter di Cavarzere, Giuseppe Arpicelli, per constatare e segnalare la situazione di degrado dell'area, a cominciare da Via Mondonovo, strada che passa di fronte alla chiesa della frazione, che presenta grosse e profonde buche sull'asfalto. Queste possono creare una situazione di pericolo per chi vi transita, soprattutto per le due ruote, ma la condizione di sgretolamento dell'asfalto è tale che se le macchine passano a una velocità più elevata, cosa che non dovrebbero fare, i pezzi di asfalto saltano rischiando di schizzare addosso ai passanti. Buche dovute anche al passaggio dei bus di linea che qui vengono a girarsi. Per conto del parroco, Arpicelli denuncia anche lo stato del campetto da calcio che oggi si trova in completo abbandono, ricoperto da un manto viscido e scivoloso, senza scordarsi della rete di protezione di Velta e dei pali di supporto pericolanti. Arpicelli si chiede e chiede a chi compete la messa in sicurezza delle aree. Le mille una notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le mille una notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, sotto Marina di Chioggia, Venezia.